sempre tu guidasti Abramo nel cammino intrapreso sulla tua parola, e ancora tu indicasti ai magi la via da seguire lungo il cammino verso Betlemme. Signore Gesù, nostro fratello, che ti sei voluto fare compagno di viaggio per i discepoli di Emmaus, lungo i sentieri della delusione e dello sconforto, ti preghiamo di non lasciarci mai soli e non permettere che accada che ci separiamo da te, via, verità e vita. Noi ti chiediamo, Signore Gesù,